Ciao a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Garden Designer Demo. Allora ragazzi, quest'oggi ci proviamo la demo di questo nuovo simulatore prossimamente in uscita su Steam, dove dovremmo fondamentalmente fare il giardiniere. La cosa molto carina ragazzi è che abbiamo, da quanto visto diciamo su Steam, una personalizzazione veramente grossa dei vari giardini che andremo a fare, quindi potremo non solo personalizzare il giardino ovviamente con piante di ogni tipo, ma anche con strutture, quindi che ne so, fare la casetta degli attrezzi, piuttosto che insomma come si chiamano, i gazebo, insomma tutte queste cose qua, per cui potrebbe essere veramente molto interessante, una sorta di house flipper ma sul giardinaggio. Quindi ce lo proviamo insieme ragazzi, così vediamo un attimino. Allora vabbè, qua ovviamente la demo, quindi possiamo scegliere solo il day job come lavoro. Per adesso la demo è in inglese, non fa selezionare nessun'altra lingua, però non è detto che poi alla sua uscita ci sia ovviamente anche l'italiano. Ok ragazzi, allora eccoci qua nella nostra casetta con un tavolo da biliardo della miseria, veramente figo questo tavolo da biliardo qua. Devo dire che anche la casa non è assolutamente male. Questo è il nostro personaggio, si muove in maniera un po' strana devo dire. Tra l'altro poi nella versione definitiva avremo a disposizione diversi personaggi tra cui scegliere. In questa demo possiamo diciamo scegliere soltanto lei. Comunque devo andare adesso a raccattare, m'ha detto sì, i miei attrezzi diciamo così nel garage, però insomma come vedete graficamente non mi dispiace assolutamente. Quindi con shift possiamo correre, come detto solo l'animazione della corsa è un attimino strana. Dove cacchio sto andando? Non lo so. Tra l'altro abbiamo anche il nostro furgone, che ovviamente possiamo poi guidare, quindi vabbè adesso non possiamo farlo perché ci manca la chiave, però guardate che carino anche il furgone per andare poi in giro per la città appunto a sistemare i vari giardini. Quindi qua possiamo anche buttare le cose. Sì, ok, quindi possiamo buttare la carta. Va bene, ma sarà questo il garage immagino. Sì, ed ecco qua che ci sono, ok, tutti i miei vari attrezzi. Con la I abbiamo preso l'innaffiatoio, qua la tanica di benzina. Un po' scomodo devo dire prendere le cose con la I, secondo me era meglio facevano con la E, però va bene, comunque ce li abbiamo. Ok, abbiamo tutto, quindi tecnicamente con la I abbiamo il nostro inventario, eccolo qua, ok. Quindi abbiamo il decespugliatore, abbiamo il tagliaerba ovviamente, la tanica di benzina e l'innaffiatoio. Va bene, allora vediamo che dobbiamo fare. Usa il decespugliatore per tagliare diciamo l'erba alta dietro casa, quindi vediamo un attimo, sarà penso quel pezzo dove ero prima immagino. Credo sia questo qua, perché abbiamo proprio qua la parte del giardino sul retro che effettivamente c'ha l'erba alta, tutti questi cespugli qua enormi. Quindi dunque per usarlo come faccio? Aspetta, ok, la toolbar è qua, perfetto. Quindi mettiamo il decespugliatore, poi mettiamo l'utaglia erba e direi che ci siamo. Ok, quindi col 5 abbiamo il decespugliatore. Va bene. Ah ok, questa molto carina questa cosa, perché come nella realtà prima di iniziare a tagliare l'erba dobbiamo controllare che per terra non ci siano oggetti tipo sassi, rami eccetera che possono danneggiare la lama dei nostri attrezzi. Effettivamente questo succede anche nella realtà, quindi togliamolo un attimo. Ecco, ad esempio qua c'è un bastone, quindi con la I lo togliamo via. Ok, qua c'è un altro, quindi sì, dobbiamo stare attenti che diciamo dove andiamo, qua cos'è che c'è, una schifezza, ok, che dove andiamo poi a tagliare l'erba non ci siano effettivamente oggetti che se insomma passano sulla lama, ovviamente se sceppa tutto e non va bene. Ok, allora ho tirato via tutto ragazzi, i vari oggetti che c'erano per terra, quindi rocce e quant'altro, non dovrebbe esserci più niente. Quindi a sto punto possiamo iniziare col decespugliatore, come ho detto andiamo a tirar via tutte le cose diciamo che ci sono da tagliare. Vediamo che sotto c'è la barra ovviamente della salute diciamo così del nostro
decespugliatore, che penso scende ogni qualvolta che andiamo a... Beh, che cacchio, aspetta, che c'era uno stick che non avevo visto, quindi facciamo così, fai così e ok, così abbiamo tirato via tutti gli oggetti. Infatti sì, mi ha dato anche l'obiettivo completato, che ne mancava uno, e direi che siamo a posto. Allora, qua abbiamo ripulito tutto, quindi adesso andiamo a tirar via questi. Ovviamente, vabbè, il decespugliatore qua me lo fa usare solo per l'erba più alta, diciamo questa qua, invece normale dovremmo usare il classico tagliaerba. Quindi infatti il decespugliatore anche nella realtà viene utilizzato per fare più che altro diciamo il discorso di come si chiama, erba comunque più alta, piuttosto che i bordi, tutte queste cose qua, viene appunto utilizzato il decespugliatore rispetto al tagliaerba classico. Quindi devo dire che anche in questo rispetta abbastanza fedelmente quella che è la realtà, e mi piace il fatto che appunto se ci sono oggetti per terra naturalmente la lama si va a danneggiare. Quindi andiamo a prendere il nostro tagliaerba. Va, che spettacolo, madonna che bordello che fa sto tagliaerba. Oh, che cacchio va, carbonella, madonna, fa un casino allucinante ragazzi. Spero che... ah, c'era una roccia lì, però vabbè, penso che... ok, l'ho tolta, ma era dall'altra parte, quindi... oh, che cacchio fa, Tusa? No, usami il tagliaerba un attimo, grazie, ok, l'avevo perso un attimo, ok. E col nostro tagliaerba andiamo a tagliare tutta l'erba intorno. Devo dire che è molto bellino, mi sta garbando. Diciamo qua dove c'è l'erba più alta, io adesso ho fatto prima un piccolo taglio, ho provato anche vari settaggi grafici, ma credo che qua nella demo non abbiano effetto sul gioco, perché tende a calare un attimo le prestazioni in questa zona qua dove abbiamo l'erba da tagliare. Quindi però vabbè, come detto ragazzi, una demo, si sa che anche il discorso dell'ottimizzazione nelle demo insomma è abbastanza limitato, però immagino che sicuramente quando poi uscirà la versione definitiva sarà decisamente a posto, perché come detto mi sta garbando il fatto di poter prendersi cura anche dei giardini. Poi sono curioso di vedere la parte della costruzione, non so se poi potremmo andare a tirar via, ma penso di sì, tutta l'erba tagliata che rimane appunto in giro, penso che potremmo poi andarla a tirar via in qualche modo. Ok, penso abbiamo finito, sì, perfetto, abbiamo anche fatto un level up, quindi abbiamo anche, diciamo, questa cosa del livello. Allora, il lavoro è completato, ok, quindi qua ci fa vedere le cose, diciamo, negative, ma nessuna. Abbiamo l'esperienza guadagnata, il prestigio e i soldi che alla fine abbiamo guadagnato. Ok, qua sul negozio cosa? Ah, qua sono le cose in vendita. Ah, che figata, sì, è vero, perché noi possiamo comprare, lo dice anche la descrizione di Steam, vari giardini, un po' come su House Flipper, per poi andarceli a sistemare come vogliamo e penso successivamente venderli, immagino. Quindi molto bellina questa cosa. Ok. Vediamo, quindi vuole mettere insomma delle altre piante, ok, quindi devo aggiungere 15 piante per creare appunto un piccolo giardino. Io qua avevo passato dappertutto, sì, avevo passato dappertutto, quindi siamo a posto. No, però io lo volevo mettere via, sarà possibile, perché non lo vorrei lasciare in giro il tagliaerba. Sì, sono ready per fare sta cosa, puoi tirarmi via... No, non mi tira via niente, ma se io premo 7... Oh, ok, perfetto, ce l'ho fatta, ok. Va bene, guardate che bellino con l'erbetta tutta tagliata, molto, molto carina questa cosa. Allora, quindi con abbiamo il menu delle piante con Z, e qua abbiamo praticamente tutte le piante che possiamo andare a scegliere. Madonna, ce n'è una quantità esagerata. Bella miseria, vabbè, alcune sono bloccate, tante non possiamo metterle, queste qua però... Giusto per farvi capire quante ce n'è, ragazzi, ce n'è una quantità veramente, veramente esagerata. Mi ci vorrebbe qua, ecco, anche qualche cespuglio, però questi sono un po' troppo esagerati. Qualche cespuglio piccolino, magari di fiori, tipo... Beh, oddio, questi sono un po' troppo piccoli, manco se vedono. Non c'è qualcosa... tipo qualche pianta un po' più grande che mi faccia un po' di volume qua in questa zona, che non sarebbe male. Qualcosa di colorato. Comunque, madonna, c'è una quantità di roba, ragazzi, veramente, veramente esagerata.
Vabbè, dai, mettiamo questi. Senti, dai, mettiamo un po' di questi fiorellini qua. Tanto ne devo mettere ancora 5. Ah no, non l'ho messo, che pirla, scusate. Scusa, devo un attimino abituarmi ai comandi. Vabbè, senti, mettiamo un po' di queste piantine qua, dai. Che queste qua sono comunque carucce. Le mettiamo davanti a questi alberelli qua, che intanto sono cresciuti. Secondo me sono anche troppo attaccati, perché poi cresceranno anche gli altri alberi, quindi... quindi mi sa che sono anche un po' troppo attaccati. Però in questo modo almeno abbiamo messo tutte le nostre piante che ci chiede. Ok, adesso devo andare di nuovo in garage a prendere i due spruzzatori dell'acqua. Ok, per usarli ovviamente, insomma, ci serviranno per dare acqua alle piante. Quindi torniamo un attimo nel nostro garage, che dovrebbe essere qua. Quindi entriamo stavolta dalla porta. E sì, infatti ci troviamo i due spruzzatori. Ok, mi puoi mettere questo? Io sto premendo la I per aggiungerlo all'inventario, ma lei cambia colore dei capelli, ma non mi prende nulla, cortesemente. Sì, prende tutto, prende fino in fondo, perfetto. Perfetto così. Ah, e parte con l'idrovora. No, vabbè, che spettacolo. Ok, mi sono bagnato anch'io, infatti vedete che sono cresciuti subito. Ok, probabilmente il fatto dello spruzzatore va a velocizzare, diciamo così, la crescita delle piante. Vediamo se riesco a prendere quell'altro. Ah vabbè, ma a me me lo dà. No, me lo dà sul 7. Non vorrei che sia buggato, ragazzi, non vorrei che sia buggato, perché il problema... Ah no, me lo fa prendere adesso. Ok, no, quindi effettivamente ne devo prendere uno per volta. Vabbè, non è un grande problema. Quindi adesso prendo sul 7 e me lo fa mettere. Perfetto. Ok. Quindi io questo, vabbè, lo metterei qua, anche se in realtà penso che ne basti solo uno, perché vedo che arriva tranquillamente fino a qua. Però mettiamo anche questo. Ok, va bene. Ok, ah perfetto, quindi adesso devo andare a prendere la chiave del mio van che c'è in cucina. Sì, così sto allagando anche il patio e tutto quanto, ma vabbè, comunque molto bellino il fatto di avere anche l'idrovore che per l'appunto innaffiano. Anche il suono, non so se lo sentite bene, è molto realistico, sentite? È molto bellino, molto molto bellino. Ah, posso anche spostarle? No, vabbè, figata sta cosa. Ok, probabilmente le potrò anche poi prendere e sistemare. Adesso non me le fa prendere, ho buttato giù tutto, ma vabbè, non è un problema. Allora, dove sta la cucina? Qua. E le chiavi, dove cacchio stanno le chiavi? Allora, mi dici in cucina, eccole qua, sì, key track, ok, le abbiamo prese, perfetto, e abbiamo anche completato il lavoro, quindi niente di negativo, ci ha dato anche altri soldini, per cui molto molto bene come cosa. Allora, ok, quindi devo andare al parco cittadino, ok, e mi mette la mappa in alto come su GTA, molto carina questa cosa. Molto molto carina. No, ero curioso di guidare il furgone, sinceramente. Ok, scatta un po' il furgone, ma va bene. Sì, anche qua, come detto, dovranno sì ottimizzarlo, perché ha degli scatti abbastanza... Sì, qua sono ready. Intanto volevo... vabbè, volevo dirgli che sono pronto, ma se anche premo la space bar, secondo me sul furgone non mi si attiva. Vabbè, no, di là. Madonna, il furgone però scatta tantissimo. Il furgone sicuramente devono ancora ottimizzarlo, perché scatta veramente, veramente tanto. Vediamo un attimo qua. Però mi piace anche il furgone esternamente, è fatto davvero bene. È fatto molto bene, no? Ok, devo andare di qua. Vediamo se mi prende l'obiettivo. Perché finché non mi prende l'obiettivo, essendo nel tutorial, giustamente, non mi fa andare avanti. Ok. Ah, ma adesso me l'ha preso, sì, infatti era per quello. Ok, quindi devo andare a prendere sta roba. Sì, però adesso voglio vedere che è comparsa la roba. No, non è comparso assolutamente nulla. Ah, no, eccolo qua, ma vaffanbagno che era qua. Fertilizer, ok, era qua. E poi devo prendere il legno. Ah, quindi devo prendere anche proprio il materiale per le costruzioni, ok. Ok, dove te lo costruisco? Ah, di qua. Ok, eccolo qua, sì, qua c'è lo spazio per costruire, immagino, quello che ci serve, cioè qua, esatto, ma molto bellina sta cosa. Ok, quindi, perché lo storage è, diciamo, per il bar fondamentalmente.
quindi posso mettergliene una qua e una gliela attacco qua. Collision detect, sì, ma io la vorrei fare attaccata però laddove fosse possibile, perché se no viene una schifezza. Non so se c'è modo di attaccare snap grid, sì c'è, ok, con la G. Ah, me lo mette così? No, però così non va bene. Vabbè, glielo metto con la cosa. E non l'avevo vista prima sta cosa. Vabbè, non è un grande problema. Ok, allora sì, posso attaccare questo qua. Perfetto. Questo qua però lo dovrei ruotare, laddove fosse possibile. Me lo fai ruotare? Non so come si ruoti. No, probabilmente devo prendere proprio l'altro pezzo. Aspetta. Sì, perché sono proprio separati i pezzi. Perfetto, questo lo mettiamo di qua. Poi chiudiamo ovviamente questo lato di qua. Perfetto. E chiudiamo quest'altro. Ok, no, ho sbagliato. Questo qua, perfetto. Ok, e abbiamo fatto tutto. Adesso devo mettere 10 oggetti. Ok, o intorno o dentro la struttura. Ma oggetti di che tipo esattamente? Non ne ho. Ah, proprio oggetti così? Ok, penso siano proprio oggetti così. Cacchio, c'era anche quello con la finestra, era bellino. Però mo non so come si distruggono le pareti. Tipo questa, come faccio a distruggerla? E non ne ho idea. Garden menu, build, non lo so, con la E non mi fa fare nulla. Ah, così, ok. No, aspetta. Fai così, decostruisci. Ok. Ah, crolla anche quello sopra. Molto bellina questa cosa. Ok, non me l'aspettavo ci fosse la gravità, sinceramente. Non me l'aspettavo assolutamente, ragazzi. Così gli metto questo, almeno una finestra gliela mettiamo. Insomma, decisamente più carina come cosa. E gli vado a rimettere il suo pezzo sopra. Perfetto. Allora, quindi, vediamo un attimo. Beh, io gli dovrei mettere anche magari una scaletta laddove fosse possibile, perché effettivamente, insomma, se no salire diventa decisamente un problema. Ok, e poi gli andiamo a mettere, magari gli possiamo mettere una panchina fuori. Vabbè, non me la fa mettere proprio a... Ah beh, sì, qua me la fa mettere, ma non posso metterla. Ok, la volevo mettere qua, tipo contro la parete, che se uno arriva si siede. Perfetto, quindi mi ha già calcolato un oggetto. Quindi ne abbiamo messi due, con la panchina ne devo mettere altri 8. Vabbè, potrei mettergli magari la luce esterna. Ma che bella la luce esterna, molto bellina. Perfetto, la luce esterna ce l'abbiamo. Poi all'interno, ma all'interno io gli metterei, possiamo fare anche i muretti, no? Vabbè, che figata. Allora io all'interno gli metterei almeno un tavolo. E dentro lagga tantissimo, ragazzi, non so per quale motivo quando entri ragazzi lagga tantissimo. Allora gli mettiamo un tavolo qua. Me l'ha messo? No. Allora vediamo se riesco a metterlo. Ok, così posso metterlo? No. Però mi dice non lo puoi costruire, ma no, non me lo fa costruire. Non gli piace il tavolo dentro, non gli piace, non so per quale motivo. Vabbè, posso mettergli una luce dentro magari? Madonna, no, dentro veramente lagga tantissimo, ragazzi. Ok, dentro sì, perfetto, così almeno abbiamo illuminato un po' anche l'interno. E poi cos'altro c'è? Allora, questi sono tutti bloccati, quindi vabbè, mettiamogli un po' di cose fuori, tipo, ah, qua c'è proprio il muretto addirittura. Ok, posso fargli anche il muretto, no, vabbè, però il muretto è un po' troppo grosso, eviterei. No, mettiamogli qualcosa giusto, che ne so, un tavolino qua, gli posso mettere... Sì, dai, secondo me qua ci sta un tavolino magari con due sedie, tanto per mettergli qualcosa. Mettiamo una sedia. Perché non me la fai mettere? Allora, devo capire ancora dove esattamente posso costruire e dove no, perché diventa un casino e non so soprattutto come ruotare gli oggetti. Sta cosa non l'ho capita onestamente, però va bene, io gli volevo mettere una cacchio di sedia qua. Ma non c'è verso. Oh, posso metterla? No. Scusa, ma io, se io salto sopra il tavolino... No, non mi salta sopra. Cioè, volevo ruotarla io, ragazzi, per metterla dritta. Vabbè, non ci riesco, quindi le metto così e fa niente. Va bene, le mettiamo così e va benissimo anche così. Devo capire bene dove si può costruire e dove no. Ma tante volte non mi fa costruire perché magari sono troppo vicino io, però...
Però va bene, va bene. Allora, mettiamogli anche qualche pianta magari qua fuori. Secondo me qua ci sta, vicino alla panchina, se me lo fa costruire. No. No, qua no, qua sì. Vabbè, senti, se ti metto tipo una piantina qua, va bene. Dai, giusto per arrivare... per arrivare a mettergli gli oggetti che servono. Qua posso mettere magari degli scatoloni dentro, che secondo me gli scatoloni ci stanno dentro. Alla fine un magazzino, alla fine un magazzino. No, però qua non me li fa costruire. Cioè mi dà in verde la costruzione, ma poi non me li fa effettivamente posizionare. Non ho ben capito il motivo. Oh, adesso me li ha fatti costruire. Alleluia, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, quindi tecnicamente secondo me anche il tavolo devo spostarmi io. Beh, potrei anche mettergli questi, tipo i sacchi così di cemento, che ci stanno, o quello che siano, non so cosa siano, se cemento che altro. Tipo qua, ok. Siamo a 9, quindi mi manca un oggetto solo, ti posso mettere... boh, mettiamogli sta panca qua, dai, sta cassa gigante. Sto dicendo una cassapanca, ma in realtà no, è una cosa abbastanza gigante. Però ci sta, secondo me in un magazzino ci sta, dai. Ok, me l'ha fatto? No. Ma niente, qua non gli piace costruire. Non so per quale motivo, ma... cioè, ma se io te lo metto così esco un po' più fuori io? No. Vabbè, te la metto qua dietro, abbiamo capito, così almeno... così almeno sei a posto e sei contento. Ok, te la piazzo qua, perfetto. Benissimo, questa l'abbiamo messa, siamo anche saliti di livello. Bene così, e abbiamo completato il lavoro, quindi nessuna penalità. Qua ci ha pagato decisamente di più, 204, perché vabbè, abbiamo costruito, diciamo, tutto il capanno degli attrezzi. Molto bellino, anche se avrei preferito arredarlo un po' di più, però vabbè, insomma, comunque il nostro lavoro l'abbiamo fatto. E adesso dobbiamo andare avanti, in questo caso dobbiamo mettere due alberi all'interno del giardino, quindi insomma dobbiamo sistemare il parco pubblico. Va bene ragazzi, allora facciamo una cosa, io per il momento mi fermo qui, anche perché questa comunque è semplicemente una demo che abbiamo visto, insomma, ancora qualche problemino sia di ottimizzazione sia ancora, vabbè, per qualche bug, però ripeto, è una demo, quindi ci sta. Ma il titolo in sé devo dire che mi piace veramente veramente un sacco, quindi lo terrò d'occhio. Adesso scriverò anche gli sviluppatori, se me lo mandano quando esce molto volentieri ce lo riportiamo, così vediamo insieme come sarà la versione definitiva. Voi come sempre fatemi sapere, quindi mi raccomando, lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, Giovanotti vi ringrazio di saluto e ci vediamo nei prossimi gameplay. Ciao belli.